Grazie Presidente, intervengo per prendere il voto di astensione del Movimento 5 Stelle per un duplice motivo, diciamo. Allora, il primo è che non vedo in che modo si possa, in un certo modo, tramite una mozione, chiedere il rispetto e l'adempimento, diciamo, di una delibera che è stata, come ricordavo i miei colleghi, votata all'unanimità pochi mesi fa e che prevede all'interno una cosa coerente, una cosa giusta, e non per questo, è per questo appunto che è stata forse votata all'unanimità di tutto, ossia un piano che richiederà del tempo di rivalutare tutte le autorizzazioni, quindi fare nuove conferenze dei servizi, insomma un piano strutturato e coerente, insomma, e serio, mi viene da dire. Adesso, votare la mozione per chiedere l'adempimento di un'attività che con tutta probabilità interrà impegnata il Dipartimento per molti mesi, perché le licenze sono molte, e per di più si chiede di intervenire nei confronti di una realtà particolare, non metto in dubbio che sia, come dire, insomma, una realtà meritevole, vi dicendo, però io sinceramente parlare di una realtà quando comunque la realtà del sesto municipio Pontedenona è piena tutta la città, ed è per questo poi, questa è la motivazione che poi ci ha portato ad adottare quel regolamento, non peraltro. Mi sembra un po', ecco, inaccoglibile, per cui do il voto di astensione per il Movimento 5 Stelle. Grazie.